Secondo Max Allegri serve un giusto mix, esperienza e gioventù. Ci vogliono i giovani, ma ci vogliono giovani che comunque hanno già giocato determinate competizioni, come la Champions League, ci vogliono giocatori un po' più di esperienza che conoscono bene competizioni come la Champions, ma anche come la Serie A, che sanno gestire dei momenti di crisi particolari, che sanno gestire momenti della partita, che possono rappresentare delle piccole crisi all'interno di un gruppo. Ed è per questo che Max Allegri sta scegliendo, sta individuando dei nomi insieme alla società. Alcuni nomi però ce l'ha già all'interno del proprio roster bianconero, perché uno tra questi è un giocatore che la Juventus vuole blindare, ma ci sono delle novità da questo punto di vista, analizziamole. Perché stiamo parlando di Matthijs de Ligt, un giocatore che sì, giovane, ma ha già un'enorme esperienza in ambito internazionale e paradossalmente sembra uno di quelli che può essere considerato un nuovo capitano. E quindi facciamo ordine, cerchiamo di capire. Prima però vi ricordo un paio di cose. La prima notizia che questa la trovate su OneFootball, quindi mi raccomando, qui sotto vi lascio il link diretto per andare a scaricare quest'app, che è la migliore che c'è in circolazione sul mondo del calcio. È gratuita e personalizzabile, perché no? Io ve la consiglio perché è una fonte di informazioni molto importante, ve la consiglio caldamente perché ci sono è un modo molto intelligente, anche gratuito, per scaricare, per essere super informati sul mondo del calcio. Inoltre vi ricordo di iscrivervi a questo canale, quindi iscrivetevi, lasciate like a questo video e attivate la campanellina delle notifiche. E allora andiamo alla notizia, perché è un De Ligt che è arrivato in Italia con qualche scetticismo. Troppi sono questi 85 milioni di euro per questo giocatore. Di fatto poi ci rende conto che in questo momento non è facile trovare giocatori con questa qualità, soprattutto in quel reparto lì. Erano arrivate anche parecchie critiche, vi ricordate il periodo in cui la palla si sbatteva sempre sul braccio destro, sul braccio sinistro, e quindi lì la Juventus ha preso un pallavolista, la Juventus ha preso un giocatore non all'altezza. Persino fino a qualche tempo fa Fabio Capello aveva espresso un giudizio esattamente non esaltante su De Ligt. Disse: mi piacerebbe rivedere la leadership di Matthijs de Ligt che aveva all'Ajax. Alla Juventus fino ad ora si è vista poco. E anche Max Allegri è andato coi piedi di piombo per quanto riguarda Matthijs de Ligt, perché ha detto: quando è arrivata la Juventus si è parlato di lui come un possibile pallone d'oro. Con i giovani ci vuole calma. La maglia della Juventus pesa il doppio rispetto a quella delle altre società, ha qualità importanti ma deve migliorare. E poi altre critiche ancora, o meglio altri punzecchiamenti, perché qualche tempo fa, qualche mese fa, se non sbaglio a novembre, addirittura arriva bene, aveva dato una frecciatina importante dopo delle dichiarazioni di Minoraiolo sul futuro di De Ligt, dicendo: l'attaccamento alla maglia da parte di certi giocatori è minore rispetto a quelli che hanno per i procuratori. Insomma, una serie di situazioni che ci hanno portato a credere: occhio, perché De Ligt rischia seriamente di andare via. Perché tra le critiche mosse dagli ex allenatore e dal suo allenatore, e tra qualche frecciatina che arriva bene, quasi rischia di fare il patatrac, quasi rischia di vederlo andare via a fine anno. Di fatto però possiamo dire tranquillamente che se Allegri con tanti giocatori non ha migliorato la qualità e non ha migliorato anche la valutazione di questi ultimi, perché chiaramente Allegri nell'ultimo periodo non ha fatto miracoli né con Rabiot, né con Arthur, né con Bernardeschi, né con Alexandro, giocatori che sembravano essere in qualche modo persi, e molti hanno detto: magari con Allegri ora si torna in qualche modo a rivalorizzarli. Invece no, così non è stato, perché Max Allegri non ha valorizzato nessuno di questi. Però con De Ligt secondo me si è fatto un grosso passo avanti. Con Allegri da mesi Matthijs De Ligt infatti è il miglior difensore della Serie A per distacco, e inoltre sta facendo anche un bel po' di gol, che questo comunque per un difensore è molto importante. Tra l'altro il contratto di Matthijs De Ligt è un contratto importante, è dopo Ronaldo quello che guadagna di più, si diceva. Ora senza Ronaldo è quello che guadagna di più. Addirittura molti problemi con Dybala sono nati proprio per il contratto di De Ligt. Perché? Perché inizialmente, fino all'anno scorso, il procuratore di Dybala, Jorge Antun, bussava continuamente alla porta di Juventus dicendo: voi date la 10 a Dybala, dite che è il suo miglior, che è il vostro miglior giocatore, però guadagna meno di De Ligt. E non va bene. Se vuoi mettere Dybala come perno di questa squadra, allora tu mi devi dare un ingaggio come quello di De Ligt. Il discorso qual è? Che De Ligt è un 2000 e fa delle cose spaventose per la sua età. Dybala è un giocatore da cui ci si aspetta da anni una concreta consacrazione, e di fatto non è arrivata. Quindi questo non vuol dire che Dybala va preso e va venduto subito.
cosa che io infatti non speravo, ma la Juventus ha deciso di non rinnovarlo. Ma chiaramente, come dire, non puoi pretendere quelle cifre lì, assolutamente. De Ligt invece ha il contratto più importante della società e soprattutto ha una clausola da 125 milioni di euro. Attenzione, perché l'alternativa però c'è. Perché 125 milioni di euro sono tanti, sono tantissimi. Abbiamo parlato anche di un recente video dicendo che difficilmente puoi rifiutare un'offerta a 125 milioni di euro per un difensore. Però c'è un'alternativa, cioè la Juventus sta seriamente pensando di eliminarla, questa clausola. Come? Attraverso un contratto, blindando Matthijs de Ligt. Il suo contratto è un quinquennale che va da 8 milioni a crescere fino a praticamente 12 milioni. In questo caso la Juventus cosa vuole fare? Vuole rinnovare il contratto di de Ligt cercando di aumentare, provare ad aumentare anche se di pochissimo attraverso i bonus, semplicemente il valore di questo contratto. È chiaro però che la Juventus si basa anche su un aspetto importante. Se qualche anno fa si pensava a lui, ma avevi Chiellini che ancora stava bene, avevi Bonucci che stava benissimo, avevi Demiral che era un altro giocatore che poteva far bene, avevi anche preso Romero, quindi insomma la Juventus poteva anche pensare, vabbè, ho questi quattro, Romero, Demiral, Chiellini, Bonucci, De Ligt, volendo, se arriva una super offerta lo puoi anche vendere, o meglio, se arriva addirittura il pagamento della clausola lo puoi anche vendere. La cosa è cambiata terribilmente se ci pensate, perché Bonucci e Chiellini non sono più una garanzia, anzi, non un punto di vista tecnico, ma un punto di vista fisico, perché Bonucci praticamente sta saltando mezza stagione, senza andare lontani alla verità. Chiellini, di fatto, a maggior ragione dopo l'esclusione dell'Italia dai mondiali, sono ancora più alte le probabilità di vedere un Chiellini che a fine anno lascia la Juventus, e quindi con Demiral e Romero che hanno lasciato la Juventus perché sono stati ceduti, ecco che di fatto le quattro soluzioni alternative ai De Ligt sono venute meno, e quindi De Ligt rimane un perno su cui si può appoggiare molto quello che è il futuro della Juventus. Gli ultimi mesi ci hanno detto proprio che Giorgio Chiellini, per esempio, che è un perno di questa squadra, potrebbe addirittura lasciare la squadra a fine anno. Si parla addirittura non solo di ritiro dal calcio, ma a giugno si parla anche di un Chiellini che potrebbe andare a giocare negli Stati Uniti, mentre Leonardo Bonucci è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che prima giocava 45 partite, ora ne fa 30, 25-30. Stiamo parlando di un'altra Juventus rispetto a quella di qualche anno fa. Ed è per questo quindi che la Juventus, sì, ok, ha preso Federico Gatti, ma non puoi basare una possibile cessione di De Ligt su Federico Gatti. Quindi l'intenzione è quella di blindare De Ligt. Si sta pensando a un rinnovo importante, anche perché più passa il tempo e più c'è il pericolo di Mino Raiola che può fare l'operazione alla Gigi Donnarumma, cioè portare il giocatore in scadenza. La Juventus vuole evitarlo questo, perché già la situazione di Bale è stato un bel problema. La Juventus dice, ora lavoriamo noi di anticipo e quindi cerchiamo di rinnovarlo prima, sempre magari alle stesse cifre, 7-8 milioni di base, più bonus che lo possono far arrivare magari a più di 12, magari 13, magari 13,5, magari qualche altra clausola interessante, insomma qualcosa si trova. Sta di fatto che De Ligt rimane un perno di questa squadra, e l'ho detto in un video di qualche giorno fa, questo è il vero fenomeno di questa squadra in questo momento. Lui, insieme a Chiesa e Vlahovic, sono i perni da cui ripartire, secondo me. Bisognerebbe trovare un altro perno del genere anche per il centrocampo, perché per l'attacco tra Vlahovic e Chiesa, secondo me, hai preso effettivamente due fenomeni. In difesa, De Ligt è un monumento in questo momento, e secondo me è il difensore che in prospettiva può essere il difensore più forte dei prossimi 10 anni. Ti manca quel tipo di giocatore lì a centrocampo. Manca. Ditemi la vostra, rinnovereste o meno il contratto a Matthijs de Ligt? Meriterebbe eventualmente un rinnovo del genere, oppure bisogna andare cauti anche con lui? Ditemi la vostra qui sotto.